mannaggia, panzotta d'ozio. Sì, si tratta di Angela, appena arrivata a Club 91. Robin Hood. Ci siamo, ora passa sto disco e entri te. Eh? Come volete, dico. Ma sì, tranquillo. Siamo un po' di cuffia. Allora. Yes. Metti al centro. Al centro. E tra un po' cominciamo. Senti, che ti volevo dire? Vabbè, tutto a posto. Visto, insomma, ho visto le cose come stanno andando. È una cosa bella, infatti mo chiacchieriamo di quello. Stiamo divertendo. Ci stiamo divertendo, eh? Fa vedere un po'. L'articolo qua. Soltanto che gli dobbiamo chiedere la pagina Tandem o Fabrizio e Daniele a questo punto. Non lo so, ci metteremo qualcosa. Fammi condividere, non l'ho visto, eccolo qua. Tra l'altro ho visto che c'hai un sacco di interesse, ho visto scrivi. Faccio un po' di tutto. Fai un po' di tutto, regia. Dopo la Goldis che dobbiamo farla per forza, se ci puoi preparare l'ultima dei Coldplay, l'ha scelta lui, poi ci spiega perché roba varia. 11:36 minuti. Si è aggiunto un pedalatore clandestino al nostro tandem. Vi parlo sempre dalla cucina. Vabbè, oh, che vi porto? Daniele, ci sta l'ospite, che vuoi? Uno spago aglio olio. Vabbè, non c'ho tempo, ti cuciniamo. Vabbè. Allora, ragazzi, ci siamo 11:36 minuti, al microfono di tandem Roberto Esposito, alias Rob. Ben buongiorno. Arrivato, Roberto. Buongiorno, come va? Ciao, tutto bene, voi? Tutto a posto. Alla grande. Ho visto che lui ha scritto mentre veniva il bello della radio non dovessi fare la barba. È un po' quello che penso io la mattina, ma che non mi devo pettinare, sai, la cosa. Ah no, quello. A te il bello della tua vita in generale, non della radio. Allora, cioè, è inimmaginabile. Cioè, leggo un attimo leggo testualmente dal suo sito robertoesposito.com. Allora, questa giornata domenica, 72.890 visite, 68 articoli, 5.870 nuovi iscritti sulla sua pagina Facebook, 1.956 email, 18 interviste, 29 proposte di lavoro in 3 giorni. Ragazzi, e tutto per aver scritto una stronzata. Questa è l'Italia, cioè nel senso che magari lui ci raccontava che si stava facendo il culo dall'età di 14 anni. No, ma questa è l'Italia nel senso buono e nel senso negativo. Nel senso che da un lato sicuramente si un po' la rete crea questi miti, così questi eventi questi dal fenomeni, nulla. Sì. Dall'altro ti fa capire che se sei un attimo furbo, un attimo scaltro, sì, se c'ha l'idea giusta, puoi veramente arrivare lontanissimo. Se non c'è un secondo, vai Fabri, fai 73. Doobie Brothers, Long Train Running, 11:44 minuti qui a Tandem. Tra un po' continueremo a parlare con il nostro ospite Roberto Esposito, l'uomo con più commenti al mondo. La cosa drammatica è che noi DJ non ricordavamo l'anno. Lui fa, no, ma questa è del 73. Ma va là. Non ho capito. No, continuiamo a parlare un attimo, continuiamo con l'intervista. Casomai, prima delle che chiudiamo, taglialo un brano, così parliamo un altro po', perché sennò faccio. Dopo la radiopromozione? Cioè, abbiamo trovato il modo. Ci sono addirittura 3 fan. Per spavolare. Ci sono addirittura 3 fan. Geniale. Bellissimo. 3 fan donne o uomini? No, donne. Perché? 3 fake. No, speriamo di no. Speriamo di no. Vi chiedono qui Vincenzo sulla nostra pagina Facebook. Chiedetegli dove ha comprato la maglietta che indossa, perché spacca. Io non le compro le magliette, le faccio. E le fa tra le altre cose. Sì, tra le altre cose. Cioè, lui produce anche le magliette che indossa, che lui comunque indossa man mano nei vari magari show radiofonici o sì, altro, interviste televisive eccetera, sì, su richiesta dei suoi fan, no? Esatto, giusto per per cazzeggiare ancora di più, certo. Mentre c'è lui l'intervistatore serio, allora no, vogliamo sapere, lui è una maglietta bella che c'ho. un uomo, un'azienda, no, spiego un attimo. Rob fa le sue riunioni aziendali con la, cioè proietta sul muro, allora guarda, questa è la curva delle vendite delle mie magliette, esce fuori dalla lavagnetta, sai che c'è quello che si occupa del marketing alla Nike. Allora, vanno a lezioni da lui. Quando ti dicevo, vedo che lezioni mandano le mail, insegni qualcosa. Qui sì, anche tu da altre parti, insomma, da altre cose che ho letto. Se non hai soldi per pagare chi parla di te, devi far parlare di te, insomma, gratuitamente. Esatto, qualcuno devi spingere la gente a parlare di te. Sì. È lui, Fabri. Ci è riuscito. Una cosa, prima di ascoltare Facebook e salutare, cioè, se ci mettiamo nudi davanti a una web, secondo te si impenna l'ascolto? Dacci un suggerimento, dai, gratuito. Si impenna all'ascolto. Darci fuoco su YouTube, proviamo. Darci fuoco. Le persone che si danno fuoco su YouTube potremmo diventare famosi, però, eh? Però facciamo che magari no. Rimaniamo nel nostro anonimato. Senti, locale. Se vuoi, ti rendiamo famoso. Sì, grazie, l'uomo torcia di Fantastici 4. Rifiuto l'offerta e vado avanti.